La vetrina della diretta nazionale, colletti bianchi della Lega e papaveri nostrani in parterre è un pubblico che sfiora la quota 4.000 nonostante il maltempo. Trieste non delude nessuno, centrando la vittoria all'overtime dopo una partita a tratti bellissima, tanto da far sussurrare a qualcuno nel primo quarto livello da playoff di A1. E proprio in quello start, segnato dal 100% al tiro per qualche minuto, ecco la sorpresa delle sorprese. Grayson, playmaker e realizzatore, la point guard dei sogni, che recupera palloni, smazza assist e la mette dalla lunga distanza, proprio nella partita che doveva essere la sua ultima in biancorosso, con l'ex Torino Berry pronto a rimpiazzarlo. Ecco che IG si guadagna invece presumibilmente la permanenza a Trieste. Il match scorre sul filo dell'equilibrio, con un ottimo Holloway sotto le plance, sia in attacco che in difesa, e un primo quarto da 24 pari. Trapani rischia di scappar via nel secondo con le triple dell'ispirato Legion, 27 alla fine per lui, ben supportato da Conti e Bray. L'11-0 però non fa paura a Trieste, che torna sotto punto dopo punto con le invenzioni di Tonut, una difesa solida in cui spicca Prandin ed altre due triple dell'ispirato Grayson, 16 alla fine con 4 su 8 dall'arco. Nella ripresa le percentuali logicamente calano, la gara si fa più sporca e inizia lo stilicidio di errori ai liberi di Trieste, che la condannerà a non portarsi a casa la gara entro il 40esimo. Serenzi continua a portare a scuola Candussi sotto canestro, strano vedere un giocatore così in seconda lega. Anche Francesco ha un moto d'orgoglio in attacco, seguito da quello dell'ispirato Coronica, che azzecca un canestro, poi chiude il terzo quarto sul 65-64 con un numero da circo, che in qualche maniera segna sulla sirena il canestro del più uno. E infine mette una tripla in apertura dell'ultima frazione. Trieste ha una grande opportunità quando sul 75-72 Prandin prende sfondamento e condanna Legion ad uscire per 5 falli. Pur fallendo una tonnellata di tiri liberi, i ragazzi di Dalmasson riescono a racimolare un vantaggio di 7 punti a 2 minuti dalla fine. Ma non basta, perché Bray non sbaglia da fuori e in lunetta è glaciale, 82 pari, overtime. I biancorossi si tengono a galla con Prandin, monumentale per impegno, eppure fortunato in una conclusione fuori equilibrio. Nessuna delle due squadre però sembra in grado di dare la zampata vincente, eppure azioni da incorniciare come la stoppata di Tonut vengono vanificate in attacco. Ma alla fine proprio Stefano, in una serata sfortunata al tiro, a chiudere i conti in lunetta dopo due buone difese, 4 liberi messi a segno in fila, quel tanto che basta per chiuderla e continuare a sognare i playoff.